Buonasera ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi alcuni acquisti che ho effettuato presso il Roma International Estetica 2017. Questi sono i prodotti, alcuni acquistati, alcuni donati affinché io li provi. Il pennello in alto a destra ve ne parlerò nel dettaglio. Nakomi mi ha omaggiato di questi campioncini affinché io conosca il loro marchio. Ho acquistato l'eyeliner in gel della Inglot, il numero 77, ora ne parleremo nel dettaglio. Questa polvere di riso, questo pad che in verità è per voi, ora vi spiegherò meglio nel corso del video. Ed infine, sempre Nakomi mi ha omaggiato di questi tre prodotti: due sono oli, uno è uno shower gel. Ma andiamo un pochino nel dettaglio. Di questo pad omaggerò proprio voi. Al prossimo giveaway uno dei premi sarà questo. È un pad in silicone rosa, molto carino, con questa texture e serve per lavare i pennelli. E ha una comoda ventosa per cui sulle superfici lavabili nel nostro bagno è comodamente applicabile. È anche, diciamo, utile per pennelli molto grandi. E in alto a destra vi ricordo il link al mio giveaway attuale. Ho poi acquistato questa polvere di riso per una mia amica nella colorazione 06. Vi mostro la mia polvere di riso perché ovviamente non posso aprire la confezione della mia amica. La mia è questa che ora vi mostro, trasparente. È una polvere di riso, diciamo, molto sottile, impalpabile, piacevole sul viso, leggermente però a volte difficile da applicare se usate pennelli, quindi vi consiglio sempre il piumino. Pezzo forte della mia haul a questo pennello, come sapete ne avevo acquistato uno di recente, più piccolino, anzi vi lascio qui in alto a destra il link, e alla fiera ho trovato questo a soli 6 euro, made in China, ma veramente ottimo. Come vedete è piuttosto grande, più grande del precedente, anzi qui vi faccio un raffronto con una moneta da 1 euro affinché possiate rendervi conto. E è molto fitto e sinceramente non consente al fondotinta di entrare, per cui, come dire, a quello liquido in particolare, per cui secondo me non c'è assolutamente spreco di prodotto. Ecco perché mi sta piacendo molto. Vi mostro ora un'applicazione del fondotinta con questo pennello. Come vedete, con un applicatore così grande, diciamo, l'applicazione è molto agile e veloce, vi mostro immediatamente. Fatemi sapere cosa ne pensate, a me è risultato piuttosto comodo applicare con questo pennello, per cui ne consiglio l'acquisto. Il marchio è Betty. Ma andiamo ora ai prodotti Nakomi. Nakomi è un marchio, scusate, polacco. Nakomi è l'anagramma di cosmesi, naturale e import. E diciamo, io l'avevo conosciuto già via Instagram, ero un po' intrigata dal loro brand e ho avuto la fortuna di incontrarli alla Roma International Estetica. Stanno per ottenere la certificazione bio, non tutti i prodotti in assoluto sono bio, ma gran parte di essi, per cui mi ha fatto piacere che mi abbiano omaggiato di questi campioncini, in modo tale che io nei prossimi giorni inizi a testare questo marchio. Ve ne parlerò sicuramente. Già in prima battuta vi posso dire che le profumazioni sono ottime, originali fra l'altro. Ora via via vi mostrerò una a una le confezioni, le apriremo insieme e vedremo più o meno la consistenza delle stesse. Iniziamo dallo scrub viso all'albicocca. Questo primo scrub viso che vi mostro è uno scrub all'albicocca. Ha questa colorazione rosa tenue, una texture molto morbida e vellutata e un'ottima profumazione. Lo testerò ovviamente e vi dirò come mi trovo. Mi sembra uno scrub in prima battuta molto delicato perché diciamo, è evidente che non sia molto granuloso. Di questa mousse biscotto levigante mi sono già innamorata, principalmente per la consistenza. Guardate che consistenza spumosa che ha, eccola qui. Potete immaginare da sole come sia al tatto e sinceramente anche la profumazione risulta essere ottima, dolce, appunto di biscotto. Altro
prodotto tester che mi è stato donato è questo, il balsamo corpo Argan. La profumazione è buona, la colorazione come vedete è bianco latte e anche questa è abbastanza spumosa nonostante non sia una mousse, per cui immagino sia veramente molto molto piacevole sul corpo. Devo dire che mi intrigano molto questi prodotti. Dopodiché questo burro corpo naturale ai semi di uva e burro di karité è un idratante nutriente per ogni tipo di pelle e quando si apre la confezione il burro appunto appare in questo modo. Come vedete ha una colorazione diciamo giallo tenue, appunto è un burro, vedete come è denso, tant'è che ho dovuto insomma insistere per prelevarlo. Vi dirò presto ovviamente come mi sto trovando, come mi troverò. Dopodiché questo prodotto bio, scrub corpo naturale alla rosa e all'argan, anch'esso è un idratante nutriente per tutti i tipi di pelle. Immagino che sia uno scrub molto delicato perché come vedete quando si apre insomma appaiono dei piccoli semini, la colorazione è bianco pura e nel momento in cui si preleva il prodotto la consistenza, eccola qua, è questa, abbastanza granulosa, per cui immagino che sia uno scrub piacevole sulla pelle. Ve ne parlerò il più presto possibile, sono curiosissima. Dopodiché questi tre prodotti, questi ultimi tre tessere, innanzitutto a sinistra questo olio detergente struccante, si tratta di un olio per pelli normali miste da utilizzarsi con il panno di bambù che mi incuriosisce molto ed è appunto proposto per eliminare tutte le tracce di trucco. Dopodiché passiamo all'olio corpo levigante al mirtillo. Si tratta appunto di un olio naturale e senza parabeni, senza paraffine, senza oli minerali, per cui promette veramente bene. Infine abbiamo questo gel doccia, questo shower gel, molto interessante per pelli secche e normali. La cosa che mi intriga molto è che contenga olio di avocado, promette una nutrizione intensa e una pelle sana ed idratata. Dopodiché ho ricomprato per la seconda volta l'eyeliner in gel della Inglot nero numero 77. Già l'avevo comprato una volta, dopodiché per un periodo avevo smesso di usarlo, la confezione si era seccata, mi era molto dispiaciuto e quindi l'ho riacquistato. In fiera il costo era di 14 euro, mentre tradizionalmente mi sembra sia 18 euro. Ha una durata di 9 mesi una volta aperto e appunto sono 5,5 grammi. E la confezione ovviamente è protetta da una plastichina bianca ed una volta rimossa la plastichina protettrice questa è diciamo la consistenza del gel. Innanzitutto è meraviglioso, la perfezione di un eyeliner in gel nuovo veramente quasi mi commuove, è bellissimo, scusate. Vado a fare qualche prova di applicazione con il mio amatissimo pennello Zoeva, anzi vi lascio qui in alto a destra il link al video in cui vi descrivevo le caratteristiche di questo pennello. Il colore ovviamente è molto pieno, io non sono bravissima nell'applicazione, comunque a seconda della pressione che ovviamente utilizzate avrete un tratto più pieno come questo, oppure un tratto molto più leggero come questi che faccio ora, vedete li sto facendo molto leggeri appositamente. Vi faccio vedere rapidamente un'applicazione, considerate che sono le 10 di sera quindi sono stanchissima, io ci vado sempre cauta per cui vi sembrerà che il tratto non sia pieno perché in verità io non calco molto all'inizio, ma come vedete il risultato finale è molto molto bellino. Questo è anche un tester che mi hanno regalato, un campioncino di base viso con SPF 20, la proverò volentieri. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate un like, non dimenticate di sottoscrivere il canale e soprattutto di partecipare al mio giveaway che verrà chiuso al raggiungimento dei 1600 iscritti. Ciao ragazze, a presto!